Buonasera, vi anticipiamo in sintesi le notizie più importanti di questa edizione del TG1. Rivendicato dalle Brigate Rosse l'attentato a Indro Montanelli, ferito questa mattina a Milano da 4 colpi di pistola. Unanime sdegno del mondo politico e giornalistico. Migliora Vittorio Bruno, vice direttore del secolo XIX di Genova, ferito ieri sera in un altro attentato dei brigatisti. Questa è via Manin nel centro di Milano. Stamani verso le 10, come ogni giorno, Indro Montanelli era appena uscito dall'albergo nel quale abita. È l'albergo Manin che si affaccia proprio su questa strada. Era diretto alla redazione de Il Giornale Nuovo in piazza Cavour, poco distante, e stava percorrendo questo marciapiede che fiancheggia il giardino comunale. Ad un tratto due giovani, sbucati da dietro le auto in sosta, gli hanno sparato alle spalle un intero caricatore di pistola munita di silenziatore. Poi sono fuggiti attraverso un sottopassaggio che collega via Manin con la parallela via Turati, dove li attendeva un'auto con a bordo un complice. No, ho 4 pallottole, ma insomma le ho nelle gambe, quindi spero che non ci siano guai grossi, ecco. E cosa ne hanno detto i medici? Sì. Ma i medici mi dicono, ma i medici dicono sempre delle cose incoraggianti. No. Comunque, no, credo che effettivamente non ci siano organi vitali lesi, ecco. C'è una pallottola che è rimasta dentro, dovranno estrarmela a quanto pare. La domanda sarà già stata posta da molti, com'è accaduto? Com'è accaduto, come accadono queste cose, che quando ci si accorge di cosa accadono sono già accadute. Questo è il fatto. Io uscivo dall'albergo, rasentavo i giardini per andare in piazza Cavour e alle spalle ho sentito sparare, mi sono sentito trafitto da qualche cosa, sono caduto perché... ho visto che erano due giovani, ma non saprei dire com'erano. Quando ho ripreso un po' la cosa, questi erano già dileguati perché c'erano lì dei parcheggi di macchine, era molto facile nascondersi fra queste macchine. Chi ha soccorso? Mi hanno soccorso dei passanti, i quali mi hanno riconosciuto, hanno chiamato un'ambulanza. Uno, breve. Sono portato a Sacchedone, dove sono stato molto ben assistito subito e ora eccomi qui alla Madonnina. Montanelli, lei è in prima linea da molto tempo, è un giornalista di barricata, se l'aspettava un esito di questo genere? No, non è che me l'aspettavo, ma l'avevo messo nel novero delle possibilità. Quando si fa questo mestiere in un certo modo bisogna mettere in bilancio questi incidenti. Mi è andata ancora bene, sono ancora vivo, parlo. Lei ha un talismano al collo, cos'è? Sono delle medagliette, delle catenine? Delle medaglie e catene, sì. Le hanno portato fortuna allora? Sì, credo, spero. Quando riscrive il prossimo articolo? Oh, credo fra pochissimo, ma non per parlare di questo. Questo è un incidente. Grazie, auguri. Nel pomeriggio, alla redazione del Corriere d'Informazione di Milano, ha telefonato un uomo a nome delle Brigate Rosse, gruppo Walter Alasia. Walter Alasia è il nome del brigatista rosso ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni nel dicembre scorso. In quel conflitto morirono anche il vicequestore Padovani ed il maresciallo della pubblica sicurezza Bazzega. L'uomo ha rivendicato alle Brigate Rosse l'attentato contro Indro Montanelli, definendolo servo delle multinazionali, ed ha annunciato un comunicato ufficiale delle Brigate Rosse.